Buonasera, Uaiu e Forza Napoli. A di belli tre limoni al bacio, su, sappiate, stai. Certo che all'imbattibilità con noi al San Paolo si è proprio azzerata. Ma infatti, da di tre limoni, su, pareggi al bacio. Io che godo in da steward. Comunque, prima di iniziare il video, vi invito ad iscrivervi al mio canale, azionare la campanellina, lasciare un like, vi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like e azionate la campanellina per essere aggiornati ad ogni video che io carico. Poi iscrivetevi al canale di Giorgia nelle info a cui tratta materiale sportivo, a cui loro caricano anche i miei video, quindi mi vedrete anche di là. Ok, vi raccomando, anche sul canale di Giorgio, iscrivetevi e azionate la campanellina e lasciate il like sotto al mio video. Allora, torniamo alla causa di questo video. Plusvalenza Rubendus, plusvalenza Juve, ah, voglio chiamare Juve, chiamammala Juve, però non è Juve, è Rubendus. Allora, a parte il fatto, sto sentendo molte persone inutili che dicono un sacco di cavolate, ma un sacco di cavolate. I primis la cavolata di dire che è un campionato falsato. E il problema di chi è che è stato falsato? Il problema è questo, della vostra società, non di chi vi prende per il culo. Ok? Cioè, capisci, tipo come a me e tanti altri. Punto primo. Punto secondo, sto sentendo molti scudetto cartonato. E mo scudetto cartonato fosse un west. Rispondetemi a me, cari Rubentini. O scudetto, ovviamente, che la fascia ignorante e capre. Parliamoci chiaro, perché io ho molta stima e molto rispetto per tutta la tifoseria. Tutta dal nord al sud, tutta la tifoseria. Chi rispetta merita rispetto, chi non rispetta merita essere trattato proprio a balanghi in faccia. Questo è poco, ma sicuro. Allora, ditemi una cosa a me: se scudetto cartonato fosse un West, se in tal caso arriverebbe sto momento, rispondetemi. Fatemi capire, chi si è scudetto cartonato quando mamma di staccate 10 punti e stasera sono 12 punti. Ho tolto i 15 punti di penalizzazione. Sono 12 punti di distacco. Chi se fosse uno scudetto cartonato per voi? Fatemi capire, fosse uno scudetto cartonato per voi. O scudetto cartonato a quando stesse quasi a pari punti oppure a 2 punti e quindi è Suarez, allora forse, ma voi. Allora, voi siete le ultime persone che potete parlare di scudetto cartonato ed imbrogli e viceversa. Voi siete gli unici che non potete proprio aprire bocca. Perché voi nominate sempre sti trofei. Sempre qua, ma noi abbiamo vinto tanti trofei. Due sempre su questo, quell'altro, ciuppate, ciuppate, voi Napoli che ha vinto. Vi ricordo che quando andate dal dottore vi dirà sempre come state, mai come stive. Ok? Quindi vi vede al momento. E poi un momento state facendo figure in merda su figure in merda. È vero che tenete tanti trofei, ma è anche vero che conoscete più aule di tribunale voi che tanti trofei che voi avete, se volete parlare. Poi ho sentito che adesso c'è anche il Napoli per quanto riguarda una plusvalenza, una plusvalenza. Allora io voglio questo video anche per rassicurare i tifosissimi e amanti della maglia azzurra, come me, del Napoli, perché se metti caso il Napoli avrebbe fatto una plusvalenza, è una plusvalenza, una sola plusvalenza, quindi al massimo se la potrebbe cavare un presidente con un'ammenda, ma non con i punti di penalizzazione, perché è una plusvalenza. Con gli stipendi sta a posto con gli stipendi. Qua stiamo parlando che non so chi è, come si chiama,
ha richiesto il fascicolo della plusvalenza di De Laurentiis del Napoli, della società sportiva Calcio Napoli. Quindi, se fosse così, ci fosse solo questa plusvalenza, se fosse ancora da vedere, di Osimhen. E quindi è una plusvalenza. Quindi, visto che è una plusvalenza, al massimo De Laurentiis se la potrebbe cavare con un'ammenda, perché, per farvela breve, è incensurato. Ok? Per farvi capire un po', riuscitemi a capire, perché io quando ragiono, ragiono con questo. Quando faccio funzionare questo, voi ad sta solo muto, ad sta, perché lo dice sottoscritto. Lui, visto che è incensurato e tiene una plusvalenza, in questo caso si può risolvere con un'ammenda, ma quello che sia sì, è un'ammenda e non punti di penalizzazione. A voi, cari Rubentini, a parte gli stipendi e tutto, farsi in bilancio e plusvalenza, a voi di plusvalenza non è una, cari miei, non è una, sono 22 plusvalenze, sono 20 euro plusvalenza, sapete che significa? 22 plusvalenza, quindi vada sta muto, vada sta. Ma ovviamente io vi dirò pure con chi l'ha fatta questa plusvalenza, giusto? L'avrà fatto pure con altre squadre la plusvalenza, giusto? È così, ok. Però vi dico un'altra cosa, se la Rubentus la plusvalenza l'ha fatta con le squadre, ogni singola squadra, queste ogni singole squadre c'ha una sola plusvalenza, come vi dicevo qui prima, il fatto di De Laurentiis che è incensurato, invece lui si recidivi, e l'ha fatta la Rubentus, queste due 22 plusvalenza le ha fatte con determinate squadre che c'hanno solo una plusvalenza, quelle altre 22 squadre che ha fatto la plusvalenza con la Juve verranno solo con un'ammenda, tipo come succederà col Napoli. Vi è chiaro il concetto? Vi è chiaro? Quindi quando voi dite sì, però ha fatto con qualcuno, perché deve pagare solo la Juve? Perché voi ne avete fatte 20 luci, 22, è chiaro, 22, così è bene. 22, poi ci mettete uno e cane e 5 a 1 come a Napoli, avete capito? 22, 22 plus valenza avete fatto, e se l'avete fatto con squadre diverse, e quelle squadre diverse ve lo spiego proprio col cucchiaino, sono e hanno una plus valenza per ogni squadra che hanno fatto queste qua, loro se la caveranno con un'ammenda, una multa, quello che sì. Perché è una squadra, una sola, hanno fatto. Voi ne avete fatto 20 ruin da una squadra, ok? 22. È chiaro il concetto questo qua? Vi è chiaro questa cosa? Quindi mettetevi l'anima in pace e ammettete che lo sbaglio è della vostra società, ok? E lo sbaglio è della vostra società. Ma adesso è inutile che dici, ma Ciritto, quando più dite queste cavolate, voi più mi facete salire un sangue a capo. Addirittura vi siete permessi qualche ignorante ancora più forte degli ignoranti, si è permesso di dire campionato falsato e scudetto cartonato. Ma voi state buono, ma state bene, scudetto cartonato. Vi ricordo che se non volevamo nei punti, voi mo, questa partita stasera, stavo a meno 12. Dal presunto meno 4 di venerdì scorso, state in un momento a meno 12. Anzi, vi dico un'altra cosa, ne voglio manco calcolare mo che di 15 punti. Mo calcolo solo questi. State a meno 12, stato. Ok? Ne voglio calcolare questi qua. Perché voglio innanzi che punto reale che ha fatto. Meno 12, quindi come fate, come vi permettete di dire scudetto cartonato? Ma veramente, guarda, c'è un stomaco che dice una cosa di questa. Comunque, un Napoli ha fatto 50 punti, il campionato di
Andata e voi state ancora a parlare. Ma certo che mi brucio proprio il culo, mi brucio proprio il culo. Ma va a piacere camminare, voi siete gli ultimi che potrebbe parlare e sportività e pure campionato falsato. Ma che voi pensate che immagini ha scordato 2017 o 2018, quant'è? Di Sarri, ha scordato. Me lo so dimenticato, chi è nato scudetto ha rubato la parte a posto. Voi pensate che mi ha scordato? Io non me lo so dimenticato. Ok? Io non mi ha scordato che lo scudetto là. Non mi ha scordato. Il famoso perso in albergo che dicette Sarri e voi pulite pure pregulà. Io non mi ha scordato. Come non mi sono dimenticato che è andata pure a Striscia la notizia. Il fatto che sono spariti gli audio del VAR, come mai in interview? Come mai con quell'entrata killer proprio a Karate Kid? Come mai? E poi è stato espulso il giocatore dell'Inter. Voi pensate che mai ci scordate? Che me lo so dimenticato? In questi 10 anni che voi siete risaliti, cioè, che mai ci scordate con le montagne in 1,30 m? Ma ci scordate che io non me lo so dimenticato, quindi se andiamo a vedere un po', che le palesse una lavora, pure le scudette palesse una lavora, è chiaro no, sta cosa. Quindi mettete la pelle in capo, ve lo ripeto un'altra volta, se la Juve ha fatto plus valenza, è certo che l'ha fatto con le altre squadre, ma se le altre squadre hanno una plus valenza per ogni squadra che l'ha fatta la Juve, loro se ne usciranno con un ammento. E voi pagate come state pagando, perché ancora non è finito qua. Voi pagate perché ne tenete 22 che ne avete fatte. 22 ne avete fatte, avete capito? Avete capito il concetto? Questo è il concetto qua. Ma se riuscite a capire, beh, poi se volete fare ignoranti, ciucci e capre, facetelo pure. Ma non sul mio canale, perché ho 82 cesso. E da parlo onestamente. Io vi ho fatto un discorso serio e pulito e conciso. Le plusvalenze la Juve l'ha fatta con altre 22 squadre, l'ha fatta, sì, ma secondo me saranno squadre diverse, che ne ha fatte ovviamente uno per ogni squadra, ma ci fatte già appunto la situazione. Loro si hanno fatte queste squadre che ha fatto la Juve, queste 22 plusvalenze che ha fatto la Juve, le ha fatte con 22 squadre diverse, e queste 22 squadre hanno una plusvalenza ognuno, se ne usciranno solo con una multa, un'ammenda, come se ne uscirà pure un presidente di un altro. Quindi state tranquilli, a noi appunto non ce l'evano, perché se è una plusvalenza è solo così meno. Come stipendio stiamo a posto, quella sempre provato, che diciamo che una chiave che è un presidente nostro, però è sempre stata una persona che ha sempre provato tutto. Mai stato in coppa queste cose qua, ci avevo bilancio zero, sempre su questo proprio non posso dire assolutamente niente. L'ho criticato in tante occasioni per così, poi alla fine se viene quello che deve venire farò un bel video dedicato proprio a De Laurentiis, proprio a lui, perché io sono una persona, mi ritengo una persona che se c'è bisogno di dire e di fare i complimenti nonostante che tu gli hai detto le parole, perché in quel momento ci dovevano essere quelle parole, io sono pure pronto a dire determinate parole, però voglio non mi fissate, a me non piace sti cose, sti comportamento che non mi piace, capisco che va bruciato retana, capisco tutto, ma la responsabilità non va pigliato con l'altro campionato farsa. Pigliate, voi state ancora a mossa a difendere sta società in merda. Sì, perché mo è una società in merda, perché vi ha messo nella merda. Perché a me, credetemi, a me per quella categoria di tifosi, che io stimo e rispetto, io ce ne ho tanti amici, che veramente voglio bene, addirittura ho colleghi responsabili tifosi della Rubens, responsabili tifosi della Rubens. Voi sapete che non ha letto mai un culo a nessuno, può essere responsabile, capo, me ne fotti, se dice una cosa, ricca, basta, quello che penso, quello lo dico. Però mi dispiace molto per loro, perché giustamente, ecco, vedete, per questi tifosi appassionati, perché
capisco l'amore che uno prova per una maglia, ma a prescindere, può essere proprio sud, capisco, a me dispiace questa cosa qua, dispiace, ma non dispiace perché l'ignorante, perché prendetevela con la società vostra, perciò dico società di merda, perché la società è merda vostra, cari Rubentini, mi ha fatto entrare in questo casino qua, è chiaro? Mi ha fatto entrare in questo casino qua e grazie alla vostra società vi ha fatto entrare in questo casino. Non va pigliato con nessuno, è la società vostra. E c'è il concetto. O va ci spiega ancora chi sei con cucciarino ancora più piccolino. Non pensi. Perché cucciarino più piccolino, pure un unionato tu sputa pesi. Cioè, e dammi un cucciare più grosso perché qua è troppo poco la situazione. Quindi cercate di per persona seria se ci riuscite, ma voi tenete certi ui, veramente, tenere papà a merda in capo, tenere papà a merda in capo, ma tenere papà, io vi ho letto dei commenti, veramente sono assurdi dei commenti, campionato falsato, il Napoli, perché hanno deciso che il Napoli deve vincere lo scudetto, ancora questo Napoli, sta marando 12 punti di stacca, ancora questo Napoli, non lo sa anche chi per detto Turzio, ma veramente facite, ma tutto è a posto, oh Gesù mio, mannaggia miseria, guarda, è una cosa da non credere. Voi pur di difendere l'indifendibile sparate cazzate. Voi pur di difendere l'indifendibile sparate cazzate. Volevo fare la diretta live, però meglio di no, meglio un video fermo. Perché se no mi distraggo nel parlare, eccetera, e dopo non riesco a completare un discorso. Ma spero che il mio discorso sia chiaro. Ve lo ripeto ancora una volta e poi concludo. La Juve ha fatto le plusvalenze, vinti noi ne ha fatte e le ha fatte con le altre squadre, le ha fatte le plusvalenze. Ma se queste squadre hanno una plusvalenza ognuno, loro se la cavano con una multa e voi papate perché voi solo ne avete fatte vinti noi. In Napoli, come potrebbe essere con Osimhen, ha fatto una sola. Le altre che ha fatto Caio, quello che sì, e ce n'hanno uno, se sono incensurati, se ne usciranno solo con una multa. E voi papate, multa, giù i punti di penalizzazione. E non è finita qua, perché c'è sta ancora un farsi in bilancio, 100 milioni di Cristiano Ronaldo, i stipendi mancati, questo è il reato. Guagliù, voi pazziate, voi facete scemo, e facete scemo voi. Che si è discorso? Spero che mi sono spiegato. Ah, un'altra cosa. Sì, non c'era niente, come voi dite, che state giustificando. Come mai si sono dimessi tutto un barabam? Come mai? Mostri uno stadio. Come mai si sono dimessi tutti? Perché hanno visto che qua l'acqua dice, qua se non ci dimettiamo, qua ci arrestano proprio, ci portano proprio a Indo. Ci portano papà, quindi defiliamo e a me ne vediamo a galera, giusto, perché è così, perciò cercate un po' di riflettere e di prendervela con la vostra società di merda che in questi casi vi ha messo nella merda e state pagando per colpa di questa società di merda che voi vi fate, sì. Ma gente, a me mi dispiace perché la passione è passione, però prendetevela con la vostra società, ok? Ciao, io un bacione, forza Napoli, sempre, perché tutto riesco calcisticamente parlando, è munezza e sicchio. Ecco Bippo, dico, ciao, io forza Napoli.